Salve a tutti, ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News. Oggi parleremo di Club Aperello. Club Aperello che, se non erro, dovrebbe essere alla sua ultima cena dell'anno. È corretto, Alain? Sì, buonasera. È corretto. Per la precisione, la cena di gala che è la terza, cioè è l'unica cena di gala perché gli altri sono degli eventi, ecco, questa precisazione. Perfetto. Allora, Alain, ci parli un po' della cena, di quando ci sarà, insomma, ci dia tutti i dettagli per i nostri spettatori sulla cena del Club Aperello. Ecco, allora la cena si svolgerà il 23, sabato 23 di ottobre al Serpiano. È la cena, diciamo, conclusiva dell'anno con la quale noi chiudiamo l'anno e la chiusura degli eventi. Come di consueto, prima della serata ci sarà l'assemblea della nostra associazione dove devolveremo i soldi che abbiamo raccolto durante l'anno. Ecco, Len, si sa già, ovviamente, voi sapete già quest'anno a quali associazioni devolverete il ricavato annuale. Allora, sì, esatto, lo sappiamo già, li abbiamo, come si dice, presentati durante gli eventi precedenti. E durante la serata appunto faremo la donazione ufficiale. Ecco, questo è un po' la prassi del nostro club, della nostra associazione, ed è così da 5 anni, perché il 23 di ottobre saranno quasi esattamente 5 anni dalla costituzione, che è avvenuta il 22 ottobre del 2016. Ecco, quindi si può sapere quali saranno le associazioni o è un'informazione che tenete, diciamo, riservata per i soci? Bello, in genere lo diciamo alla fine della serata, anche se chi ha partecipato agli eventi le conosce le associazioni. Un'altra cosa, i dettagli, nel senso, avete già chiuso le iscrizioni oppure ci sono ancora posti per eventuali avventori che non conoscono ancora il Club Aperello? No, beh, la chiusura viene, allora, solitamente per motivi di organizzazione mettiamo una data che è una settimana prima, questo per poter andare incontro al ristorante di turno, il posto di turno dove effettuiamo gli eventi. Poi chiaramente se qualcuno si iscrive anche qualche giorno prima non c'è problema, anche perché teniamo sempre un margine di sicurezza. Perfetto, quindi c'è ancora qualche posto allora. Sì, di posti ce ne sono ancora. Chiaro che con questa situazione non è sempre evidente stabilire un numero preciso. Non raggiungeremo i numeri di sicuro degli altri anni, dove ci sono stati anche 20 con 90 persone, però questo è abbastanza chiaro ed è abbastanza evidente in questo particolare momento. Qualche particolare sul menù della serata? Urca, particolare il menù della serata, niente, c'è l'aperitivo solito, l'aperitivo d'accoglienza, e poi ci sarà come al solito l'antipasto primo e secondo con dessert. Ecco, questo adesso a memoria sinceramente non me lo ricordo, so che l'abbiamo inviato e non ho qui l'invito sotto mano, so che l'abbiamo inviato a tutti i soci e a tutti gli iscritti delle passate edizioni, però è un menu interessante in un posto dove, beh, è abbastanza conosciuto, è bello, è un bel posto, Serpiano, e si mangia bene, ecco. Ha qualche comunicazione particolare da dare ai nostri spettatori? Eh no, comunicazioni particolari no, chiaramente un invito a partecipare alla serata perché è un evento particolare, 5 anni, sembrava l'altro giorno che ci siamo trovati ad organizzare questa associazione,
qui non sapevamo neanche dove saremmo andati a finire, e alla fine abbiamo più di 140 soci e la media degli eventi, eccetto alcuni, come dicevo prima, alcuni eventi particolarmente riusciti, dove eravamo in 90, la media è sempre tra i 40 e i 50. Nei due eventi che abbiamo fatto quest'anno siamo arrivati anche lì a 40, però sotto i 40 non siamo mai andati. Però ripeto, come dicevo prima, è un periodo un po' particolare, e capisco che la gente magari non ha voglia di fare una cena in mezzo a tante persone. Vabbè, noi comunque li invitiamo a venire Certo. alla cena dell'Aperello. Quindi ringraziamo Alain Gentison per essere stato con noi. Noi, come sempre, metteremo in sovrimpressione la mail del Club Aperello per altre informazioni. E che dire, a presto Alain e come sempre in bocca al lupo per la manifestazione. Grazie mille a voi e a presto. Per questa edizione è tutto, ben arrivederci alla prossima edizione di Chiasso News.